Ragazzi, e benvenuti in questa nuova puntata di Marvel Snap. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Omega Rider qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. È uscito un post interessante dal Giappone, un deck che sta venendo utilizzato adesso nuovo, che si basa sulla combo del Dracula e dello Zabu, ma va a utilizzare Omega Red. La combo è molto semplice, le carte sono facili effettivamente da trovare se siete già a livello. L'unica cosa complessa magari potrebbe essere lo Zabu. Per il resto si trova tutto. Zabu 3-2 riduce di 2 il costo di tutte le carte, 4 se non erro. Quindi molto comodo in questo deck. Lady Sif per scartare le carte grandi del mazzo, serve solo a quello. Dracula 4-0, quindi diventa un 2-0 che prende l'attacco della carta scartata a fine partita. Molto interessante. Jubilee va a prendere una carta dal mazzo, molto spesso viene utilizzata per prendere lo Zabu. Ghost Rider rievoca dal cimitero la carta che abbiamo scartato con Lady Sif. Quindi la Disif va a scartare sempre la più costosa, quindi va a scartare sempre un Magneto, un Gigante, Infinauto, o Chavez. Ok? Molto facile. Shang-Chi per counterare i grossi avversari. Omega Red si metterà a fianco a Dracula, obbligatoriamente. Poi abbiamo White Queen, 4-6, prende una carta a costo massimo dall'avversario. Poi abbiamo American Chavez, importantissima perché non ci rimane in mano e se all'ultimo turno non abbiamo né Magneto né Gigante né Infinauto da scartare per Dracula, arriva come ultima carta. Magneto 6-12, lo conosciamo bene, sposta le carte, mi sembra 3 o 4 dai terreni alle altre parti, quindi lo sposta dove è lui, li trascina. È molto buono per bloccare i Wong. Giganto 6-14 che può essere giocato solo a sinistra, ma noi non abbiamo problemi perché lo possiamo evocare con Jubilee o con scarto per Dracula, oppure possiamo rievocarlo con Ghost Rider dal cimitero. Infinaut stessa cosa, non serve giocarlo, serve a potenziare il Dracula. Ok? Oppure evocarlo sempre con Jubilee o con Ghost Rider. Direi di andare a provare questo deck molto semplice, molto economico e probabilmente anche abbastanza efficace. Omega Rider, proviamo questo deck. Allora, abbiamo lo Zabu in mano ed è buono. Ok, non abbiamo le carte importanti, abbiamo solo lo Zabu che è importante, per carità. Allora, lì lo Zabu non si può giocare. Benissimo, terzo turno, toccherà cominciare a giocare al mondo. Sentinel potenziato, giustamente, dal primo effetto del terreno. Ok. La carta per ogni giocatore è carta casuale, giustamente. Allora, parte di Sabretooth potenziata al 6, quello è un problema da non sottovalutare. Ok. King. Ok, quello è un problema enorme. Spostamento, può spostare cose lì. Io non sposterò lì, non sono nato ieri. Però ti metto il Dracula lì e ti metto il Jubilee qua a sinistra, anche se tanto altri effetti continui non li abbiamo, quindi mettiamolo al centro. Vai. Allora, un altro Sentinel per il nostro avversario, non so cosa vuole mettere, un Wolverine, va bene. Ah, è un Destroyer spostamento, si distrugge la roba da sola spostandola nella zona di Kingpin. Seri? Possibile? Allora, ci siamo fregati Death dell'avversario. Peccato che non c'è arrivato a parte il Ghost Rider, quello per distruggere la carta. Cioè abbiamo tutti i big in mano, questo turno lo devo saltare per forza. Dipende tutto dal prossimo turno cosa fa il nostro avversario. Non è arrivato Omega Red. Omega Red era importantissimo per la combo. Ok, il nostro avversario evoca tantissimi Sentinel, sta continuando con questo gioco. Bucky, Barney a sinistra. Elektra sprecata. Va bene. Il nostro avversario penso che andrà con un Venom a sinistra. 6, 7, 8, 9, 10. E se ne va. E se ne va. Vabbè. E si prosegue. Altra partita per noi. Allora abbiamo Zabu, Mega Red. Buono, però ci manca la carta importante. Vai. Mi sa che l'Asgard lo perdiamo perché dice dopo il quarto turno. A meno che non pompiamo tutto lì. Oh, cavolo. Questa è una brutta cosa. Bruttissima, ma veramente, veramente brutta. Allora, diciamo che abbiamo delle opzioni che la Jubilee però non ci serve. Ok,
Nostra avversaria è un discard, già c'è Morbius, quindi è un problema grosso. Noi possiamo esclusivamente... ci ha aumentato il costo di uno di Omega Red, questa è cattiveria. Allora, io faccio Zabu immediato. Bene così. Allora, si è scartato Dracula da solo con Lady Sif. Questa è una cosa molto importante per noi, ragazzi, da non sottovalutare. E per ora io l'unica cosa che posso fare non è Omega Red, ma sarebbe andare belli importanti con White Queen e poi vedere che altro ci abbiamo a disposizione. E cominciare a dividere anche le masse. Magari usiamo sta Jubilee a spreco, giusto per averla. No, cavolo, Gambit su Zabu, no, porca miseria. Questa è cattiveria estrema. È un discard, può evocare un bordello di Swamp. E quello è per noi un altro grosso problema. Ne abbiamo copiato uno. Cioè, con la White Queen il costo maggiore che c'è a mano è Swarm. Seriamente? E allora abbiamo grossi problemi. Allora, proviamo così. Allora, sto cercando di vedere se riesco a portarmi a casa sta situazione con Giganto. Cioè, io devo giocare Giganto a sinistra e devo sperare che Omega Red si attivi per potenziare a destra. Potrebbe essere la nostra salvezza proprio l'Omega. Ok, ha giocato due carte. Andiamo di Giganto. Vediamo un po' che succede. 25, abbiamo vinto. 25-8. Niente male. Si prosegue, ragazzi. Vai così. Allora, una mano con tutti i grossi e uno Shang-Chi. Non è una mano stupenda. Abbiamo pure l'Equigilla che è veramente problematica. Le carte non possono essere giocate qui. Ci ha giocato Sunspot. Vabbè, allora posso dire che il nostro avversario ha una piccola dose di Deretano. Proprio piccola. Ok, non ce l'ha più. E adesso lo prendiamo noi quel vantaggio se ce la facciamo. Dipende dalle carte perché io vorrei giocare delle carte. Ma qua sembra che non abbiamo interesse in questa cosa. Ok, ipoteticamente parlando io devo andare di Jubilee a destra. Il nostro Goblin andrà per forza centro, quindi non abbiamo tutti questi grossi problemi. Il centro noi proprio non ce lo dobbiamo calcolare, assolutamente. Lui lo potenzierà, abbiamo addirittura un Deadpool, quindi è un Destroyer movimento, ma che cos'è? Chavez? Beh, devo dire che non è male la nostra zona a destra. Il problema sarà l'Equigilla. Per fortuna che noi giochiamo poche carte. Allora, siamo al quinto turno e non abbiamo distruttini. Però abbiamo un buon Zabu che ci può dare una buona mano. Perché al prossimo turno noi andiamo ad utilizzare 2-4-6. Quindi Shang-Chi, Dracula, Ghost Rider. Ce li leviamo su una zona e potenziamo quella zona. È l'unica cosa che ci possiamo inventare. Ok, ridotti i costi. È arrivata la roccia, giustamente. Allora, facciamo così. Dracula a sinistra. Shang-Chi ce lo mettiamo. Anzi, Ghost Rider ce lo mettiamo a destra. E Shang-Chi pure a destra. Lo so che sembra uno spreco, ma qua dobbiamo alzare il tiro. E di qua dobbiamo aspettare, sperare che roccia non viene scartata. Se viene scartata roccia, qua la perdiamo male. Vediamo un po'. È andato tutto a sinistra con Deadpool. Non so che scelta tattica era questa. Ma noi la vinceremo 100-100. 100 proprio. Giganto. Portata a casa. Altra partita per noi, ragazzi. Allora abbiamo Mega Red mano. Niente male. Abbiamo Jubilee. Si inizierà ipoteticamente pesissimi. Con 6 potremmo anche partire di Infinaut. Proprio pesarla. Dai. Siamo la grossa. Perfetto. Gli abbiamo già dato una batosta sul naso di quelle incredibili. Ok, allora mo inizieremo in ritardo perché non abbiamo giustamente le carte. Forse era il caso di utilizzare una Jubilee e sperare in un Zabu. Però non si sa mai. Vediamo un po' che succede. Abbiamo sempre Jubilee e Ghost Rider, ma non abbiamo mai la discard con sto 3 in mano. Ok, va benissimo, Zabu è arrivato, va bene, mettiamolo centro.
X-Men, non sappiamo X-Mansion, non sappiamo ancora cosa mette effettivamente. Non il nostro avversario, ma proprio X-Mansion stessa. Discard. Si stanno allenando tutti col Discard, mi sa, perché nella prossima uscita, espansione, si gioca col Discard. Namor potrebbe essere anche un'opzione per fare il simpatico e lasciare lì tutto. Ok, Infinite Out, tu resti lì, non ci frega niente. Omega Red lo mettiamo alla fine, su Infinite Out. Jubilee centro. White Queen centro, oppure facciamo così. White Queen sinistra. Ok. Vai. Sfruttiamo il Namor che ci hanno regalato. Bene. 26, 12, 10. Ottima situazione. No, Lela avversaria non c'è più. Snap. Quindi dovremmo aver vinto, perché con Lela penso che lui se ne andrà. E possiamo fare una cattiveria enorme. Ci mettiamo tutta a sinistra con Dragon e Omega Red. E dobbiamo sperare che ci discarda Giganto e non Ghost Rider. Anche se tanto il vantaggio lo otteniamo uguale. Io me la rischio. Vediamo il nostro avversario. L'ha rischiata anche lui. Allora, Omega Red si dovrebbe attivare. Quindi 16, 14, 31 sulla sinistra. Manca ancora un turno. Noi possiamo fare un paio di cose importanti. Lady Sif centro. E se ne va. E se ne va. Altra partita per noi. Questo deck porta soddisfazioni. Per adesso stiamo facendo in pratica quasi tutte vinte. Mi sembra che ne ho scartata una pure dal video, perché era cambia le 10 carte del mazzo. Noi dovevamo far vedere il mazzo. Non c'aveva neanche senso come partita, però. Ok. Abbiamo Zabu. Oh, che bello. Lui carta il Venom sprecatissimo. E noi partiamo col Giganto secco. Grazie. È un piacere. Allora, ipoteticamente Zabu centro. Abbiamo un bel 2-4 già di White Queen Jubilee da fare. Omega si mette dopo. Oppure possiamo metterlo immediatamente. No, lo mettiamo dopo sulla destra insieme a Giganto. Pompiamo la zona di Giganto. Allora, White Queen Jubilee. E ci allarghiamo a sinistra. Allora, White Queen prende una bella death in mano. Jubilee va ad evocare il Ghost Rider sprecato. Ok. Olle, death diventa una 6 per le distruzioni di Carnage. Carnage è un 8. Vuole distruggere anche al centro. Io non ho antidistruttini. Allora, ipoteticamente parlando, io devo fare una cosa veramente estrema, che è Omega Red Dracula su Giganto. E poi nel prossimo turno devo fare la magia. Ok, per ora il vantaggio è preso. Già così. Allora, sta pompando bene il centro il nostro avversario. A noi scarterà per forza, penso, tra death e infinite out. Allora, io me la devo rischiare grossa. Nel senso che, se vado con Shang-Chi sinistra, rischio di perdere. Oh, se ne va! Se ne va! Siete pronti all'Omega Rider? Si continua. Non puoi giocare carte qui dopo il quarto turno, è un problema, perché noi non riusciamo a giocare carte. Kiln è veramente un problema per questo tipo di deck, perché parte lento. Quindi già quando c'è quel terreno, l'ipotesi di sconfitta è alta. E perché il nostro avversario penso che possa giocarci. Infatti ci ha giocato Ebony Maw a secco, proprio cattiveria piena. Ok, noi abbiamo il discard e abbiamo Ghost Rider. Che quindi è terzo e quarto turno. Quindi possiamo fare Lady Sif, vasca di clonazione e raddoppiamo Lady. No, anzi, andiamo tutta a destra, niente vasca di clonazione che è pericolosa. Ok, Lady Sif destra. Ok, l'avversario ha snappato e ha fatto bene. Noi quarto turno Ghost Rider su Kiln, quindi lo conquistiamo Kiln. Poi potremmo fare, se tutto va male come sta girando adesso. Ok, maledetto. Quindi centro l'abbiamo perso, già contato. Ah, un bel Infinite Out. Allora, Ghost Rider sinistra. Ghost Rider sinistra. Perfetto, lui sta continuando con questa scelta molto dubbia. Bene, Kiln è nostro.
Dracula a destra e poi l'unica cosa che possiamo fare è o Jubilee Shang-Chi sulla destra, dipende, dipende. Lui vuole vince al centro, e quello l'abbiamo capito. Però potrebbe mettere pure un Green Goblin a destra e darci del fastidio, eh. Green Goblin continua a metterci lì centro, ha deciso che il centro è suo. Una roccia, che scelta strana. E ipoteticamente parlando, io dovrei gestirla con Jubilee destra. Che tanto Shang-Chi a noi ci fa veramente il baffo. E quindi ci scarterebbe o Gigante o Chavez. Ipotetico. Vediamo un po'. Vediamo un po' il nostro avversario che si inventa. Non ho snappato apposta perché ho paura che scappa. Secondo me scappa. E scappa. Altra partitozza per noi. Partiamo con lo Zabu in mano. Altare della morte, interessante ma anche fastidioso. Diciamo che abbiamo tutta la combo per fare White Queen, Lady Sif, Ghost, che mi farebbe evocare la carta più costosa dell'avversario. Però speriamo che mi arriva prima in mano qualcosa. Vabbè, a parte White Queen proprio secchissima, grazie a Sakar, grazie. Un Arnim Zola. Ah, ecco a che gli serviva per Black Panther, Wakanda Forever. Ok. Interesting, ma non troppo. Diciamo che quell'Arnim Zola potrebbe rovinarmi tutta la combo. Ipoteticamente parlando. Vabbè, Daredevil. Problematico, molto problematico. Gli effetti alla scoperta sono raddoppiati. Quindi vuol dire che noi se andiamo a discardare lì sopra con Lady Sif, ci scarta anche Arnim Zola. Quindi rischiamo poi con Ghost Rider di ribeccarcelo. Però posso fare pure una pezzentata. E questa è bella. Questa è molto bella. Secondo me è fattibile. Faccio proprio una cosa strana. È uno spreco, secondo me. Però si può provare. Ah, che peccato. Allora, Lady Sif doppia. Lo so, è stranissima sta cosa che sto a fare. È proprio pazzia. Se funziona, facciamo Magneto Infinite Out sulla destra. Che è gigantesco. Se funziona in un'altra maniera, facciamo Infinite Out Arnim Zola che mi sposta o Lady Sif o Arnim Zola sulle altre zone. Poi mi scarta tutta la mano e è un devasto. Oh, il Wong! Beh, giustamente lui c'ha Arnim Zola. L'abbiamo capito questo. Ok, ha scartato Arnim Zola. Ha scartato Magneto. Allora, il vantaggio ce l'ha lui, quindi penso che può giocare. No, ancora no. A sto punto dobbiamo fargli un piccolo scherzetto, secondo me. Ghost Rider Magneto, Ghost Rider Magneto che poi lo porta a sinistra. È una cosa boh, strana. Veramente strana. Ok. Quinto turno, stranezza. Ghost Rider, voglio vedere che se può fare qualcosa al nostro avversario, perché dipende pure quello. Può inventarsi qualcosa? Va centro con Arnim Zola. Ha già giocato Arnim Zola, strana come possibilità di gioco. In realtà ha copiato Wong. Però adesso copia di nuovo e copia Black. Che raddoppia. Ipoteticamente parlando, abbiamo un vantaggio interessante che si chiama Shang-Chi. Che noi andremo a sfruttare. No, non sfrutteremo assolutamente. Per ovvie problematiche. Perché noi vogliamo due cose qui. Ok. Però Arnim Zola leva Magneto e lo manda a sinistra e al centro. Perfetto. Va bene. E poi li risposta al centro. Allora, sta cosa è pazzia che è capitata, eh. No, sta a copiare altro. Che ha copiato? Ghost Rider. Ok, ipoteticamente abbiamo vinto per un solo motivo. Noi abbiamo Shang-Chi. E possiamo utilizzarlo o a sinistra o a destra. Però ipoteticamente parlando, se voglio andare sul sicuro, dovrei andare sul Black Panther di sinistra e andarci con Omega Red. Però in questa maniera mi viene distrutto sia Omega Red che Shang-Chi. È una scelta strana, anche perché vantaggio lo abbiamo a sinistra, perché a destra 128 è irrecuperabile, secondo l'avversario. Ma io me la rischierei a destra. Con un bello snap. Vediamo che succede.
Secondo me fa qualcosa per protegge. E adesso protegge e vince 8. È andato a sinistra. Odino su Black Panther si arrangia al cosiddetto. Perfetto. Shang-Chi su Black Panther. Omega Red. Omega Red si dovrebbe attivare perché abbiamo 10 sopra. Perfetto. 12-27 portata a casa. Ciaone. Questo è il deck Omega Rider, un deck venuto dal Giappone che fa veramente la differenza. E vi dico soltanto che questo è uno dei primi deck che mi hanno portato tranquillamente al 70. Con giustamente una lista anche abbastanza facile da completare. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se no, lasciate hashtag MarvelSnap qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E mi raccomando, troverete la lista del deck da copiare in descrizione.